A Ginevra i negoziati sulla Siria, appena iniziati, rischiano già di fallire. La delegazione del governo di Damasco minaccia di lasciare la sede elvetica delle Nazioni Unite, definendo inaccettabile l'ipotesi di un esecutivo di transizione con pieni poteri. Complicato più del previsto il compito di Lakhdar Brahimi, il diplomatico algerino, mediatore di ONU e Lega Araba, che dopo aver incontrato gli emissari di Bashar al-Assad, guidati dal ministro degli esteri Walid Mualen, si confronta con la delegazione dell'opposizione siriana. Quest'ultima ha già ribadito che la condizione per una trattativa è che il presidente siriano lasci l'incarico, come era stato stabilito da Ginevra 1. I negoziati saranno indiretti fino a quando il regime non firmerà Ginevra 1. Siamo qui per implementare quegli accordi e se il regime non rispetterà Ginevra 1, ogni contatto diretto non sarà utile. All'esterno della sede dell'ONU di Ginevra, intanto, i manifestanti chiedono alla comunità internazionale di fermare una guerra civile che, da quando è iniziata nel marzo 2011, ha già causato almeno 130.000 vittime.